La valutazione veramente solo e esclusivamente politica di quella che è stata la campagna elettorale e quale indicazioni il segretario regionale del PD come dire, prenderà, trarrà, acquisirà da questo passaggio elettorale. Ma sicuramente che dove abbiamo avuto capacità di essere uniti e di discutere diciamo senza farci troppo male tra noi, le cose sono andate meglio. Castello e Assisi, ripeto, noi oggi la diamo quasi per scontate non erano. Castello, la riconferma di Bacchetta è passata anche dentro un dibattito interno al PD non semplice. Io sono andato a citare Castello 3-4 volte per cercare la sintesi nelle settimane antecedenti alla presentazione delle liste. Assisi uguale, c'era anche un'ipotesi che ragionava su soluzioni diverse. Alla fine abbiamo fatto uno sforzo tutti per convergere su Stefania, uno sforzo di unità importante e ha pagato. Quindi la prima indicazione è che dobbiamo essere uniti, meno scaramucce tra noi, meno soprattutto posizionamenti interni di corrente e più unità. L'altra indicazione è che il laboratorio Assisi fino adesso ha funzionato, cioè il fatto che il PD nei comuni in Umbria costruisca l'architrave di un progetto civico rivolto ai cittadini, io credo che sia un laboratorio che abbiamo sperimentato a Assisi e che credo che abbia portato i suoi frutti e conseguentemente può essere un'ipotesi di lavoro anche per il futuro. Una volta semplicemente noi sommavamo, no, le liste alla nostra sinistra, quindi avevamo queste classiche coalizioni PD, Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, insomma, sì, Partito dei Comunisti Italiani, insomma. Oggi il mondo è cambiato. Ora io credo che il dato elettorale nazionale dica che un dialogo con la sinistra e il PD, tra la sinistra e il PD, sia comunque una cosa utile. Vinciamo a Cagliari perché sinistra e PD vanno uniti, vinciamo a Castello anche perché c'è stato uno sforzo d'unità con le forze più a sinistra di noi, quindi tendenzialmente è un modello rispetto al quale io non ho preclusioni, sul dato amministrativo soprattutto. Però è chiaro che dobbiamo aprirci alle forze civiche, pensare di essere in qualche modo autoreferenziali non paga e non paga mai. Io su questo sono contento, perché anzi spesso è stata criticata in questi giorni anche all'interno del PD la posizione nostra che voleva aprire un progetto civico. Invece io credo che soprattutto alla luce del ruolo nuovo che gioca il PD nello scacchiere nazionale, il fatto di metterci a disposizione di tutti coloro che dicono sì, quando rispetto a noi c'è il Movimento 5 Stelle, forze come la Lega Nord, che invece sono forze sicuramente dalla tipologia non costruttiva, ma anzi tutto l'opposto, il fatto che il PD si metta a costruire progetti civici nelle città, penso che sia una cosa importante.